Ragazzi, sono vestito proprio da Rampage, perché abbiamo appena finito di commentare Red Bull Rampage 2021 ed eravamo qui insieme. Dov'è? Stampellato, signor Zigliani. E c'è. Vai via, Francesca! Scusate. Francesca, vai via! In realtà io ho portato la telecamera. Sei un bastardo. Io ho portato la telecamera a fare questa intro. Perché in realtà, ragazzi, è finito Rampage. Ma quello vero. Quella vera è domani. Domani, tomorrow. Guarda qua. Guarda qua. La giornata inizia al Monza Pizza Bike, ragazzi. Giornata lunga, perché voglio riprendere un po' il feeling con questa bici che è, penso 3 mesi che non la utilizzo. E poi mi sposterò in Emilia Romagna proprio perché andiamo al cosiddetto Rampage italiano. Non è una vera e propria competizione, ma è un ritrovo che fa ogni anno Simone Medici per girare tutti assieme subito dopo il Rampage di solito. Ovviamente la bici non era tutta a posto dall'ultima volta, proprio perché sapete, la mia cura con la bici, ragazzi, non è il top. L'ultima volta ho bucato davanti, quindi adesso rapido cambio camera d'aria e poi faccio un paio di salti per scaldarmi qualche. Allora, a differenza del video che probabilmente avete visto tutti, dove faccio montare proprio questa bici agli sconosciuti, ai passanti, dove avevo montato dentro il copertone le camere d'aria Aerotan di Schwalbe, quelle super leggere, quelle trasparenti, tutte strane, che sono super leggere, però magari tante persone mi hanno detto: ma Toto, comunque costano tanto. È ovvio, quel tipo di camera d'aria la cerca chi vuole la performance oppure vuole appunto leggerezza. Nel caso in cui voleste invece rimanere su camera d'aria normale, ma comunque abbastanza leggere, ovviamente Schwalbe fa tutti i tipi di camera d'aria che dovete scegliere in base appunto al copertone e alla dimensione di ruota che avete. Davanti ho un Magic Mary, dietro invece un Nance Dump, proprio perché appunto davanti voglio avere più grip, il Magic Mary è molto tassellato, invece posteriore un pochino più scorrevole per riuscire a mantenere più velocità. Fronni? Sapete come si fa, ragazzi? Basta fare. Carichi indietro e poi fai. È importante il suono, eh. Mancava un po' la... Però non ho fatto abbastanza. Vedi. Stuperò l'alboreto con il suo trick di punta, il famoso barrel roll alboretico. Io facevo una volta benissimo, ragazzi, accomando su tutti i salti grossissimi. Poi ho imparato benissimo 7 cork, disimparato, e vado un po' insieme nella rotazione. Ma proviamo a farlo con questa bici. Però, ragazzi, tra mezz'ora devo partire, quindi non ho tempo di star lì a concentrarmi. 4 salti sul bag, 2 sul bulce e si parte. Ma che cazzo? Perché di là mi viene qui no? Scusami, mi spieghi perché di lì è venuto 3 volte di fila e qui non è venuto? Ah, questo è il grande mistero del barrel. È sotto la legge dei 3-6, Toto. Lo odio, sapete perché? Io lo facevo su salti enormi, sto trick di merda. E come? Cioè, io non voglio girare. Voglio farlo più dritto che posso. Proviamo ancora. Vai. Al felissimo. Non è esattamente come lo facevo una volta, però vabbè, almeno sono contento di averlo rifatto, soprattutto con la bici a 29. Adesso, ragazzi, non c'è più tempo da perdere, devo scappare, sennò non arrivo più in Emilia Romagna, è già mezzogiorno. E la piadina poi quando la mangi? Dai, che sennò la piadina si raffredda. Dai, la piadina. Tra l'altro, pensavo di andare da solo fino a Reggio Emilia, ma invece ha joinato la giornata il buon Tinello, ragazzi. Come ogni volta che vedo il buon Tinello, ragazzi, sempre meccone. E dopo 2 ore e mezza di viaggio, ragazzi, siamo finalmente arrivati alla location del Rampage italiano. Oh, I've
Ragazzi, voi pensate che il Rampage in Italia non possa esistere? Ma in realtà un uomo ha creato... Come lo possiamo chiamare? Chiamalo. Un piccolo posto in cui provare a fare quello che fanno gli altri, dai. C'è stato un anno in cui volevamo costruire un salto fatto a step up, principalmente. Okay. Abbiamo girato tutta la provincia, io e lui, finché siamo riusciti a trovare questo piccolo posto. Piccolo? Piccolo ma caratteristico. Piccolo ma caratteristico. Principalmente ci sono tre salti, c'è una hip qua sotto, un salto più facile, quello che ha appena fatto il ragazzo, che è abbastanza piatto, la rampa spinge in lungo e non c'è gap, e poi questo step up alle mie spalle. Per farvi capire il terreno, ragazzi, che magari da fuori sembra quasi polveroso, in realtà no, guardate. Ragazzi, se cadi su sto terreno ti potrebbero trovare un pochino spelato forse. Ti ha dato una bella fiancata, eh. Chi è che mi fa il trenino? Io. Prego, vada pure, bel bambino. Ah, la frenata è molto wild, sempre qua, vero? Ah, linettina easy. Ok, adesso provo lo step up direttamente, dai, tanto. Adesso proviamo la main line, quella per trickare, che ha questo ripidino, doppietto e step up, che sta venendo innaffiato da Simo con urina. No, troppo. Le rampe in generale hanno tutte un po' il dentino che scalcia. Sono molto chiccate alla fine e quindi senti proprio il tutum. Però va anche bene se devi flippare, diciamo. E siccome non siamo qui per saltare dritti. Va bene, proveremo un flippettino. Va bene. Posso confidarmi? Confidati, vai. Confida. Ti voglio ringraziare. Ah sì? Perché? Te, Diego, tutti gli altri, Ivo, come avete portato a fare questa cosa. Grazie mille, veramente. Momento emozionale. Un abbraccio. Lo apprezzo veramente, grazie. Cioè, figo, il momento è proprio bello. La gente che si diverte, che gira senza tensione di gare o roba del genere, si gira solo per divertirsi e... Vorrei fare un salto. Però mi hanno chiuso il salto, eh. No, se tu mi vai giù lì, me li fai spostare un pelo. Quando arrivi. Occhio allo step up! Dai, eh. Che paura! Mi puoi dire cosa sta succedendo in questo momento? Grazie. In questo momento c'è stato un po' di momento ignoranza. Stiamo facendo una gara di salto in lungo. In quel salto lì. Quindi tu mi stai dicendo che io adesso vado lì a filmare e vedo solo dei grandissimi pacchi. Tu vai a filmare e vedrai un sacco di pacchi. Va bene. Sì.
Ehi, partite, che sennò il tramonto va via. Dai, che figata! Bene ragazzi, dopo questa giornata incredibile è giunto il momento di chiudere il video, perché il sole ormai è tramontato, stanno ancora girando, facendo gli ultimi giri. Giornata fighissima veramente, nessuno, neanche Simo che ha organizzato la giornata, si aspettava così tanta gente e così tanto calore oggi. Ma è venuta fuori proprio una giornata fighissima per il solo puro scopo di divertirsi. Simo, petizioni per il prossimo anno come Rampage, settimana scavare. Scavare, si scava tutti, ma non per far la gara. Si fa settimana a scavare per costruire tutti un insieme una linea per ampliare, che poi si gira. Grazie Simo, veramente la giornata fighissima. Grazie Toto. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Veramente grazie mille del supporto che mi state dando in questo periodo. Stiamo crescendo veramente un botto. Continuate così. Posso finire con un... Sì, finisci te, grazie. Ciao! Più imbarazzato, grazie. Ciao!